Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo dei Mapaue e oggi siamo qui di nuovo su One Piece Treasure Cruise, questa volta per un viaggio un po' particolare. Infatti nell'Extra Island è uscita la nuova isola dello Straw Hat Journey, isola che consiglio di fare a tutti quanti, in quanto suppongo che non tutti abbiano tutti i personaggi in tutte le versioni della storia, ed è questa qui. È la prima volta che registro con questo programma, premetto, quindi sto giocando da PC. È un po' strano. Tuttavia, vedrò di fare meno schifo possibile, più che altro perché penso che arrivi un po' in ritardo il TAP. Tuttavia, allora, le prime isole, come per esempio il 5 Stamina, ritengo che si possano fare abbastanza facilmente. Quindi portiamo un team Aruta, con tanti delay, ma eventualmente al posto di Aruta potete mettere Baccarat, non è un problema. Al posto di questa Nami potete mettere per esempio Diamante se ce l'avete, o un altro delay, sarà comunque perfetto. Le prime isole infatti sono veramente banali, tuttavia successivamente si arriverà ai 40 stamina che saranno tutt'altro che facili. Allora, io questo lo suppongo, ancora non ho effettivamente messo in pratica niente, perché volevo cominciare con voi questa avventura, quindi andiamo direttamente a vedere di che cosa si tratta. Ok, qui potete portare Baccarat oppure potete portare Aruta, è uguale. Io porterò Aruta per una questione di comodità, tuttavia è perfettamente identico, ritengo, almeno per la prima e seconda isola. Penso che ancora sia fattibile. Andando avanti, ripeto, diventerà sempre più difficile proprio a scalare, quindi vedete voi che cosa, che team portare. Io vedrò di portarvi qualche consiglio successivo alla registrazione, perché adesso mi risulta un po' difficile darvi dei consigli così al volo. Non è facile tippare corretto. Ok, questo si recupera la vita, ma niente di che, si riesce a picchiare tranquillamente. Quindi sì, per i primi livelli potete portare tranquillamente Baccarat, non è affatto problematico. Questo tipo in ritardo mi dà un fastidio incredibile. Guarda. Che fastidio. Riuscire a trovare il modo di sistemarlo. Dopo quest'isola suppongo che darò un'occhiata. Arriva troppo tardi ed è tutto scattoso. Così non ci siamo. Sì, è la cicciona, va bene, la cicciona la facciamo fuori immediatamente. Ah, non mi arriva bene il segnale. Devo sistemarlo. Comunque è la prima isola sulla base di quello che mi, che riesco a vedere, perché non, potete vedere, cioè state vedendo anche voi lo schermo, è abbastanza difficile da poter intuire che cosa sta succedendo in quest'isola. Mi sembra di capire che sia abbastanza facile, fattibile per tutti, ecco. Bisogna vedere a che livello diventerà effettivamente una sfida. Ragazzi, se ce l'ho fatta io così, potete farcela anche voi. Va bene, Kuro e Django, niente di che. Tanto anche il danno che fanno effettivamente è proprio, è proprio fuori dal, da ogni possibilità di potervi fare realmente del male. Questi sono proprio i primi livelli, quindi ci può anche stare. Qui se non riesco a fare un perfect non passo. Vabbè, è passato lo stesso. Dimostrazione del fatto che è un po',
po' troppo facile per me. Ma non riesco a fare un perfect. Vabbè, come posso, suppongo ci sia Arlong. Ok. Non ha droppato. Normalmente questa isola, ebbene ragazzi, sì, può droppare personaggi della storia. Naturalmente credo che andando avanti verso stamina successivi la percentuale di drop aumenterà. Tuttavia di questo non sono sicuro al 100%. Allora, ci ha dato una cola. Ah, danno anche dei premi alla fine di ogni isola. Questo non lo sapevo, devo dire. Bene, motivo in più per effettivamente arrivare almeno a livello 40. Non so se dal livello 40, che poi dal livello 40 si ferma e continua a rimanere livello 40. Ok, il prossimo è Crocodile. Ragazzi, sistemo questa cosa e arrivo subito da voi. Ok ragazzi, eccomi tornato. La cosa dovrebbe essere un po' più sistemata, adesso vediamo se riusciamo a sistemarla. Ok, qui tra le altre cose dà anche come livello raccomandato di pirata il 30. Elemento anche per riuscire a capire chi può fare una determinata isola. Naturalmente questo non vuol dire che chi è inferiore rispetto a quel livello non possa comunque provare a fare l'isola, e io anzi gli consiglio di farlo. Tuttavia consiglio di mandarmi un messaggio per Facebook o anche YouTube come commento, va benissimo, come praticamente per chiedermi praticamente consiglio su un team personalizzato per battere un determinato livello. Non è detto che tutti siano capaci di... Oh, bene. Allora, il timing non è ancora perfetto, però perlomeno si riesce a vedere in maniera decente. Già questo non è cosa da poco, visto quello che è successo prima. Mi accontenterò di fare i great, se non imparo già a fare i perfect. Bene. E quindi dicevo, a mio avviso tutti possono fare... Non c'è qualcuno che non possa fare un determinato livello. Però ci vogliono delle particolari tecniche per riuscire a farlo. Che so, anche dei team zombie. Adesso, sulla base di quello che sto vedendo, cioè che comunque ti mettono almeno due personaggi ogni stage, suppongo il fatto che con un team zombie sia un po' difficile. Però sicuramente un modo lo troviamo, non è assolutamente un problema. Ci sono personaggi veramente OP che possono aiutarvi, che se non li avete voi potete comunque contare sui vostri amici, ecco. Se i vostri amici avranno quei determinati personaggi, avete tranquillamente la chance di poter fare, mamma mia, di fare anche voi questi stage qui. Poi ripeto, come potete vedere, io sono un po' in difficoltà per quanto riguarda il timing del tap, e ogni tanto non so perché mi parte questo scatto incredibile. Si vede che, vabbè, l'applicazione comunque è pesante. Utilizzerò il metodo di registrazione classico per fare gli altri video, però purtroppo questo ho dovuto farlo così per il semplice motivo che non ho più lo spazio necessario su cellulare per poter registrare. Quindi potete capirmi benissimo. Allora, io direi ne faccio ancora un altro paio, giusto per farvi vedere quelli che sono i... è immune? Niente. Giusto per farvi vedere quelli che saranno gli stage che tutti potranno affrontare. Io suppongo che chi già sa come giocare del mio aiuto ne abbia bisogno pressoché per niente. Ok, l'ho portato sotto al 20%, vediamo cosa fa. Ok,
ok, fa un danno di 2800, quindi state attenti nel caso in cui non possediate una monta di vita tale. Non ha droppato. Allora, le percentuali di drop vedo che sono comunque abbastanza basse. Io ho sentito che nonostante nella storia le percentuali di drop siano al di sotto dell'1%, durante questo evento superino il 5%. Non lo sappiamo, non ne siamo sicuri, però è la nostra, diciamo, teoria. Vabbè, un granchio più. Oh, bene. Questo mi serviva. Quindi facciamo un altro livello. Enel, va bene. Suppongo che sia quello giallo, quindi di viola. Perfetto, con Aruta. O con Baccarat. Tanto fino ad adesso non penso che possiate riscontrare enormi problemi. L'unica cosa che forse un po' vi potrebbe mettere in difficoltà è quel danno di 2800 di Crocodile, nel caso in cui siate proprio all'inizio, newbie, no? In quel caso potrebbe essere un po' rischioso, ma basta non portarlo sotto il 20% e non vedo affatto problemi. Ok, qui quindi passiamo praticamente dalla saga di Skypiea, sì. Quella comunque, avete capito. Perfetto. Droppano veramente poco comunque. Pensavo che fossero decisamente più alte le percentuali. C'è di buono che almeno questi personaggi li ho tutti, li ho trovati nel frame in Sugofest. Che tra le altre cose, da ora in poi, sarà disponibile costantemente, cioè non avremo più bisogno di un evento particolare per avere i nostri Sugo Pulse. Potremmo contare sempre sulla possibilità di droppare personaggi della storia attraverso i Frankful. Tuttavia, c'è da dire che la Bandai ha pensato anche a degli eventi da fare sempre sui Friends of Sugofest. Infatti non tutti i personaggi della storia attualmente sono pullabili i personaggi della storia fino alla saga di Thriller Bark dal 16. Da adesso è ancora, se non mi sbaglio, la vecchia Bach, ovvero quella fino a Lucci. Ok, qui ci sono tutte le prove della vita, le affrontiamo e sconfiggiamo tutte fuori dai piedi, per non dire d'altro. Bene, il problema l'ho risolto, sì e no, più no che sì, vabbè. Spero che non sia troppo fastidioso da vedere, mi scuso anticipatamente, ma vabbè, vedi, le animazioni le fa bene. Poi quando comincia a tippare fa veramente una merda incredibile. Ok, lui ti toglie la possibilità di curarti con la carne. O no? No, ti diminuisce la percentuale di drop delle bistecche. Avuto bisogno fino ad adesso, però vediamo se Enel ci darà fastidio. D'accordo, io vedo che questi due boss sono immuni al delay, quello di prima solo per 3 turni, questo invece per 99. Io mi ricordo tra le altre cose che lui fosse particolarmente fastidioso, ma non mi ricordo il motivo. L'animazione quando viene colpito è abbastanza... D'accordo, vediamo di riuscire a farlo fuori in un turno. Vabbè, anche senza perfect. Ah, però forse... Ah, bene, si ripristina la vita e lì comincia a picchiare. Molto bene. Ma... se... non riesco a fare un tip corretto, nonostante tutto sono riuscito ad ucciderlo.
Mi dispiace per la qualità del video, dico davvero. Pensavo di riuscire a fare qualcosa di molto meglio, però purtroppo su questo fronte ci devo ancora lavorare. Quindi vi chiedo scusa per questo, vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia di aiuto, eventualmente chiedetemi aiuto per gli stage successivi nel caso in cui abbiate delle difficoltà. Qui da Mapau è tutto, noi ci rivediamo ad un prossimo video.